Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dei Val di Sole Bike Log, la rubrica di video dove andiamo a scoprire i tour da fare in bici in Val di Sole. Anche quest'oggi siamo sulla pista ciclabile, stiamo però scendendo in direzione Malé e più precisamente alla località Molini, da dove partiremo per fare il tour Monte Peller, il numero 706. Quello del Monte Peller è un tour principalmente su strada forestale, con una salita di 15 km per 1400 metri di dislivello che parte da Malé. Una volta arrivati alla Malgata Sulla c'è un piccolo traverso per imboccare l'altra strada forestale che riscende in valle. Siamo in località Molini a Malé, da qui comincia il tour, andiamo. Tour Monte Peller numero 706, ci rimettiamo sulla pista ciclabile, dobbiamo arrivare fino all'imbocco della strada forestale e poi da lì comincia la vera salita. Dalla località Molini, dopo essere scesi per il primo tratto lungo la pista ciclabile, ci ritroviamo al primo bivio. Dove continuiamo a seguire le indicazioni per il Tour Monte Peller numero 706 e da qui comincia la salita. Dopo il primo strappetto arrivati in località Tovare, proseguiamo in direzione Bivacco Mezzol e Monte Peller. Anche oggi in sella alla nostra Giant Rain E, la sto utilizzando con una modalità di assistenza abbastanza minima, quindi modalità tour, per consentirmi di svolgere tutto il tour senza paura di scaricare la batteria. Il Tour Monte Peller numero 706, ma come un po' tutti i tour, vi consigliamo di farlo al mattino perché la strada che sale rimane bella ombreggiata. A metà salita, circa 600 metri di dislivello fatti, troviamo questo bivio dove noi proseguiamo dritti mentre la strada forestale principale sale in direzione Bivacco Mezzol e Monte Peller. Noi però proseguiamo e seguiamo le indicazioni per il Tour Monte Peller numero 706. Come dicevamo, la salita è abbastanza impegnativa, sono 1400 metri per 15 km. Quindi c'è da tenere la testa bassa e continuare a pedalare. Siamo tornati in sella, adesso salutiamo questo bellissimo panorama e proseguiamo lungo 706. Una volta scollinato il panorama si riapre sulla Val di Sole e la Val di Rabbi che vediamo lì, noi adesso iniziamo la discesa. Dopo quel bellissimo tratto di single trail che scende dal Passo Forcola, noi proseguiamo Tour Monte Peller numero 706 e ci rimettiamo sulla strada forestale. Continuiamo a seguire le indicazioni. Ciao.
tratto di discesa un po' tecnico, ma con una bici ben ammortizzata è uno spettacolo. Altro bivio a cui fare attenzione, altro breve tratto di salita e qua accendiamo il turbo e consumiamo tutta la batteria che c'è rimasta. La strada forestale è bella larga, ma bisogna sempre fare attenzione ai tornanti e non entrare troppo veloci perché sono belli stretti. Controllate bene le pastiglie prima di partire, perché in discesa vi serviranno. Ci riportiamo sulla pista ciclabile per tornare in località Molini, da dove siamo partiti questa mattina. Passiamo anche vicino al MAPE, il museo dell'Ape. Ed eccoci rientrati sulla pista ciclabile verso la località Molini, da dove siamo partiti questa mattina. Di rientro sulla pista ciclabile con alla mia sinistra Fiume Noce, concludiamo qui il tour Monte Peller numero 706. Sono 33 km con 1500 metri di salita, ma anche 1500 metri di discesa. Come avete potuto vedere, il tour ha una sola salita piuttosto impegnativa. Consigliamo di affrontarlo con una bicicletta ammortizzata per godersi al meglio la discesa, soprattutto nel primo tratto di single trail. Trovate maggiori informazioni sul tour sul sito www.valdisolebikeland.com. Noi ci vediamo nel prossimo, ciao!